Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qua a Minecraft FTB, il pacchetto che userò si chiama Dire of Fenty Spec. Quindi senza di più dire niente, iniziamo la serie. Scusatemi ma per le prime volte laggerà perché non ho ancora una scheda video. Però quell'altro vecchio non mi arriva più, quindi ho ordinato uno nuovo, la Radeon 7790. E quello mi dovrebbe arrivare lunedì. Questa volta non gli arriva, vado a casa loro, gli spiazzo una bomba sotto casa e li faccio esplodere. Semplicemente. Fine. E cioè, prime volte Minecraft sarà sempre uguale anche se usate mod o anche se usate aeroplani o quello che volete. Sarà sempre uguale, quindi non posso dire niente. Al minimo taglierò i pezzetti di costruzione cavolatoria, però dato che è il primo video lascio tutto, non piangere, mi spiace. Quindi iniziamo con craftarci le cose base. Cioè vaffanculo, ce l'ho già, scusate per le parolacce perché sentirete abbastanza spesso. Comunque questa serie lo volevo fare con Dynamic, lo volevo, dico volevo perché l'altro giorno mi ha mandato, cioè mi ha fatto andare fuori le palle proprio dal posto. Avete capito che non ce la facevo, non so cosa dirvi dato che è il primo video in Minecraft. Vi dirò che ogni video lo farò per 10 o 15 minuti, dato che non credo tutti guardate video più lunghi. Se volete più lunghi e basta che me lo dite, lo farò. Poi quindi, ci metto 3 anni per caricarli, dato che c'è una connessione di upload di merda, però download è abbastanza potente. Scaviamo. Facciamo una fornace. Vaffanculo, è già buio. Oh, madonna mia. Non ho trovato precore, niente, proprio niente. Ok, sono fottuto, possiamo dire solo. Ok, per ora... Dico una cosa, io la casa lo farò in cobblestone. No, aspetta, sì, il cobblestone, quindi vi taglio sta parte moscia dove io scavo della cobblestone. Vi taglio sta parte, ci vediamo tra un po'. Scusatemi, avevo la musica di Minecraft troppo alta e me ne sono accorto guardando appena il video. Pezzettino che avevo fatto perché mentre guardavo il video, perché stavo aspettando che faccia giorno, perché non voglio rischiare in questa serie, voglio morire meno possibile. Con quello di Dynamic sono morto 0 volte, no non 0 volte, sono morto 3-4 volte, non dai mostri ma da Dynamic, quindi capite perché non posso giocare con lui, mi ammazzerebbe 100 volte. Dai cacchio, fai il giorno. Quindi ragazzi, che vi dico, devo tagliare sempre le parti mosce, quindi ditemi se volete vedere sempre questi parti mosci o no, però io ve le taglio per ora. Io mi vado nella caverna perché se lo scheletro mi sciotta e io faccio il shot e poi muoio alla fine. Comunque ci vediamo tra un po' quando si fa giorno. Porca puttana, affanculo. Ok, il mainstream. Te la meritavi, guarda. Infatti vedo che sta quasi facendo giorno, mentre io do una mangiata e ci vediamo tra un po'.
Vedo che ragazzi sta arrivando il giorno. Vaffanculo. Madonna, ma c'è nemmeno. Cioè non fate nemmeno parlare neanche voi, cioè. Già mi ero stancato di Dynamic. Ora anche voi, che palle. Che comunque prendiamo, facciamo un po' di spade o spadacce, eccetera. Prima di andare, se no si ci fanno il culo. Facciamo un po' di torce, perché andiamo a esplorare un po' il mondo e esplorare il mondo trovare una caverna. Facciamo una cesta, dato che ci siamo. Buttiamo giù tutta la nuova schifezza, le schifezze. Questo non mi serve, questo non mi serve, questo mi serve. Questa ascia mi può servire. Faccio anche un piccone di questi, faccio una fornace, che non sapete mai quando vi serve una fornace per il ferro, perché maggior, cioè serve quasi sempre, per dire la verità. E una pala e un'altra spada. Ok, ci siamo. Purtroppo non mi ricordo il tasto per ordinare le cose. Non so perché non me lo ricordo. Beh, dove l'ho messo le torce? Ma cioè, metto via le cose importanti e prendo quelli schifosi. Certo, Hector, sei molto bravo, guarda. Ok, andiamo a trovare sta caverna. Ok, vabbè, per chi non sa cosa sia FTB, questi sono le API dove si trovano le apiari, diciamo, dove si trovano le api, che infatti con le api giocheremo dopo, perché è una cosa un po' complicata, perché devi cioè farli scopare. No, aspetta, no, scusatemi, devi farli, come cavolo si dice, non mi viene mai la parola, guardate, cioè dovete non mi viene, semplicemente non mi viene la parola. Comunque, giocheremo dopo con le api, basta, semplicemente. Esploriamo il posto. Vabbè, canne da zucchero e cioè, servono, non ora ma dopo, per andare avanti servono. Quegli alberi sono gli alberi della Towncraft, che è il mod della magia. Servono, si chiamano, se non mi sbaglio, Great Wood Lock, legna di Great, vabbè, quello che è. E le ove sono molto importanti, infatti potete prenderli e tirarli a faccia al pollo che l'ha fatti. Ok, e a proposito di pollo, mi serve cibo, però a te ti risparmio, pollo, guarda. Cioè, comunque andiamo avanti. Cos'è questo? Aspetta. Pala. Prima quello di legna. C'è una cosa finta, vero? Una cosa finta. Una cosa finta, vero? Una cosa finta o no? È una cosa finta, ok. E vorrei andare le cose finte, perché non mi piacciono le cose finte. Ah, però è un posto per prendere la ghiaia, perché dobbiamo fare in... Ma no, aspetta. No, qua? Sta cosa? No, aspetta, ho trovato una mini caverna, ragazzi. Quindi... Oh, quarzo! Il quarzo... cioè, è la cosa che mi piace di questa cosa, perché possiamo fare le ME. Le cose delle ME. Cioè, non mi ricordo come si chiama la mod... Apply Energetic, che è un mod stupendo per me. Anche Direwolf l'ha usato nelle sue serie, cioè l'usa quasi sempre, perché è una delle cose più fighe, semplicemente. Dico Direwolf, seguirò un po' le orme di Direwolf, perché diciamo che li seguo sempre. Quindi questa versione sarà anche tradotta in italiano, diciamo.
Cioè, non saprò fare tutte le cose perché i programmi non so ancora farli. Oh, cazzo! Creeper di merda. Sapete se c'era Dynamic ora cosa faceva? Lo faceva Pum, guarda, guardate. Cioè, parlerò anche di Dynamic perché sì. Perché almeno devo parlare di qualcosa, parliamo di Dynamic, perché Dynamic è Dynamic. E Dynamic fa incazzare ogni 2 giorni, cioè lasciamo perdere. Comunque. Ok, vi faccio vedere le cose che faccio in caverna per alcuni che dicono, hai cheatato, hai trovato tutte le cose cheatando. Ok, sì, citare, certo, mica sono Dynamic, cioè, mica sono il Fappone, cioè, diciamo, no? Cioè, l'unico che fa nel grande GR di più è Dynamic, quindi... Se cado qua, arrivano 150 mostri, però se cado qua, prendo delle buone cose. Quindi devo andare per forza. O tu cadi. Porca alace. Vai, vai, lottiamo, dai. A te, a me, guarda. Oh, cazzo! Ecco, lo sapevo. È colpa di Dynamic, non è colpa mia. Oh, ma... Cioè, ti sembra una cosa da esplodere, creeper di merda, cioè... Ti ho lanciato 100 metri di... 100... 100... Ok, non ci riesco a parlare. 100 metri dietro da me e tu esplodi, guarda. È una cosa logica da fare. Te mi tiri indietro, cosa faccio? Esplodo, guarda. Poi in più, se non mi sbaglio, in questi mod pack, se non mi sbaglio ovviamente, i mostri sono più artificialmente intelligenti. Perché cercano di fare, cioè cercano, fanno di tutto per ammazzarti. Cioè, infatti, guardate anche i cristalli. Guardate che anche sto morendo. Ovvero, è una scelta. Devo mangiare per forza carne rottame. Merda. Cioè. Per chi non sa, quando mangiate il flesh, che sarebbe carne umana, diciamo carne dello zombie in Minecraft, però carne umana nella realtà, vi avvelena. Queste spiegazioni orribili li sto dando perché Dynamic non sa niente di Minecraft. Quindi almeno lui riguarderà i miei video e capirà. Ah, succede questa cosa, e non lo sapevo. Perché vabbè, cioè, vabbè, io gli spiegherò tutto, quindi questo qui è praticamente è un blocco per decorazioni. Praticamente se mettete così e diventa così, cioè diventa figo, diciamo, è figo semplicemente. Forse lo userò per fare il pavimento, ma non lo so ora. Direi di andare... No, aspetta, quarzo si prende sempre, ragazzi. Cioè, anche se state per morire, che ne so, avete da una parte un conoscente, dall'altra parte il quarzo. Prima il quarzo, ovviamente, cioè, è ovvio. È così ovvio che non faccio nemmeno... Niente, è ovvio, semplicemente. È anche ovvio che sono un coglione e non ho messo il waypoint. È ovvio che anche mio fratello mi sta mangiando tutte le patatine senza di me. Ok, quello, vabbè, quello potevo anche lasciar perdere.
Comunque ora dobbiamo cercare di salire. O andare nel posto che eravamo prima. Che non mi ricordo vagamente dov'è. Perché non mi ricordo proprio dov'è. Ah, qua sopra. Ok, mi ricordo. Quindi ragazzi, ci vediamo tra un po' a casa. Ok, c'è il quarzo. Come vi ho detto, il quarzo non si lascia mai indietro. Ok. Comunque, ci vediamo a casa, poi ci sistemiamo per bene. Vabbè, ci vediamo a casa, poi vi racconto tutto.